Sgomento e tanti interrogativi che al momento non trovano risposte sono questi i sentimenti prevalenti, mentre nell'Alto Vicentino circolano le voci dopo quanto accaduto martedì 12 marzo, un gesto estremo compiuto da un cinquantenne del Tienese avvenuto a Caltrano sul Ponte Vecchio lungo la provinciale 68. Sul posto, assieme ai vigili del fuoco, carabinieri, sono accorsi i sanitari del SUEM che nulla hanno potuto se non constatare il decesso dell'uomo residente in un comune della zona, classe 1974. Ignota la causa scatenante alla base della decisione, dolorosa quanto irreversibile. Chi lo conosceva racconta di un vissuto che mai avrebbe fatto presagire il gesto estremo. Della vicenda è stata prontamente informata l'autorità giudiziaria. Sempre secondo quanto appreso, non sarebbe stato comunque ordinato l'esame autoptico. Per avere un supporto psicologico nei momenti di difficoltà, sono attivi diversi numeri di telefono.